È stato riaperto questa mattina il ponte di Fiorano sopra la statale 671 della Valle Seriana, riaperto a senso unico, come annunciato nelle scorse settimane. Come si è arrivati a questa decisione? Sì, abbiamo ricevuto comunicazione da ANAS, dopo gli studi fatti sulla struttura, abbiamo appunto ricevuto comunicazione sulla possibilità di aprire al transito il ponte utilizzando i 2 metri, cioè la corsia verso valle. Questo perché è la corsia dove sotto ci sono le travi meno ammalorate. Per questo abbiamo deciso di fare senso unico in uscita, scartando l'ipotesi del senso unico alternato, perché avremmo rischiato di creare ulteriori code che sarebbero andate ad aggravare quello che è il traffico poi sulla provinciale che porta in Val Gandino. Quindi abbiamo scartato a priori questa ipotesi, mentre abbiamo deciso poi di fare senso unico in uscita, proprio perché facendolo nel senso opposto avremmo creato delle difficoltà agli ingressi e uscite delle attività commerciali. Per fare questo abbiamo stanziato venerdì scorso in bilancio 12.000 euro. La scelta è stata fatta dalla Giunta con un'ottica sovracomunale, cioè fosse stato solo per il paese probabilmente avremmo atteso un mese e mezzo. Chiaramente consapevoli di essere inseriti in un contesto più ampio, abbiamo pensato bene di fare la nostra parte per poter alleggerire il traffico di una strada che già presenta delle criticità, soprattutto in vista anche del periodo estivo, dove si vede un aumento ogni anno del transito dei veicoli provenienti appunto diretti verso l'Alta Valle per il turismo e quindi un conseguente disagio anche per chi proveniendo dalla Val Gandino o andando verso la Val Gandino si trova costretto a dover fare delle code. Per tutto questo abbiamo deciso comunque di stanziare 12.000 euro per cominciare ad aprirlo. Chiaramente ci siamo riservati anche di chiedere contributo ad enti sovracomunali, poi se arriverà bene, altrimenti siamo consapevoli che la scelta giusta, insomma, l'abbiamo fatta. Si resta poi in attesa dell'inizio dei lavori che dovrebbero Sì. sistemare definitivamente il ponte. Sì, esatto. Tra un mese e mezzo confermiamo ancora che ANAS continua a ribadire appunto che tra un mese e mezzo, cioè fine giugno, i lavori verranno effettuati e quindi la struttura potrà essere fruibile ancora come precedentemente l'impatto. È chiaro che con questa apertura, anche se dovessero esserci dei ritardi, comunque c'è la possibilità di fruirne in parte e quindi alleggerire quello che è il disagio arrecato, insomma.